Una sonora bocciatura, la Reggiana nettamente superiore si impone 2-0 quasi senza sudare. Una grandissima delusione a prescindere dalla forza degli avversari, tuttora imbattuti e di nuovo in testa col Modena. Si chiedeva almeno di provarci, approccio completamente errato, Pescara senza idee e spartito, soprattutto senza anima, perché quando fai una fatica immane sul piano del gioco, in realtà è stato sempre così, devi almeno riuscire a pareggiare la carica agonistica, soprattutto dovresti avere un minimo di compattezza. Di fronte invece una squadra che ha pressato con intensità e tempi giusti, sporcando ogni possesso, ogni passaggio, coprendo benissimo il campo. Da una parte insomma un team organizzato, dall'altra purtroppo parecchia improvvisazione. La Reggiana è stata da subito aggressiva, il Pescara a lungo e largo, in questi casi palla avanti su Ferrari per fare salire la squadra e giocare sulle seconde palle, tenendo però stretti gli esterni. Nulla di tutto ciò. È mancata la lettura della panchina, è mancata una strategia. Gli emiliani, palesemente più forti, non sono mai andati in difficoltà se non quando, da una giocata individuale, quella di Clemenza, è nata l'unica occasione, sventata addirittura da Zamparo, migliore in campo. La cosa più evidente è la mancanza di intensità. Il Pescara gioca sempre sotto ritmo. Superfluo parlare dei singoli, tutti al di sotto delle aspettative, tranne Sorrentino, autore di due parate. Sulla fascia mancina biancazzurra, in parte su quello opposto, non c'è stata partita. Guglielmotti devastante, Auteri non ha saputo trovare le opportune contromisure. A centrocampo sempre in inferiorità, Cigarini, 362 presenze in A, potuto dirigere il traffico senza alcuna opposizione, un classico. Contro il Pescara i registi avversari mai schermati fanno sempre un figurone, a maggior ragione se di fronte c'è appunto un certo Cigarini che, malgrado sia prossimo alle 36 primavere, in C è un autentico lusso. Pescara ha battuto dopo 9 risultati utili consecutivi. Non accadeva dallo scorso 21 novembre, 2-1 sul campo della Pontedera. L'amara constatazione, biancazzurri grandi con le piccole, ma piccoli e di parecchio con le grandi. Giovedì sera, ore 21, Lentella all'Adriatico, in chiave terzo posto scontro diretto da non fallire. Liguri in salute, 5 vittorie nelle ultime 6 gare, 15 gol fatti, 3 subiti e un solo KO interno tra mille recriminazioni col Modena. Nelle ultime 16 partite, appena 2 sconfitte, entrambe in casa contro la Reggiana e appunto il Modena. Due gli ex, Andrea Paolucci, abruzzese di Tollo, quasi certo il forfè per una contusione, e Daniele De Sena, fuori capello causa infortunio. La bestia nera è il trequartista Schenetti, che contro i biancazzurri è già andato a segno 4 volte in altrettante gare con la maglia dell'Entella.